Il sole italiano in novembre. Ciao ragazzi, mi chiamo Sandro Sabatini, sono svizzero, ebbene Schweizer, e sono uno studente della scuola di lingua DILIT qui a Roma. E in questo piccolo film vi spiego cosa ci faccio nonostante i tempi di Covid. Ecco. Il mondo soffre delle conseguenze del Covid. Quindi per molti non è una cosa ovvia viaggiare. Ma siccome ho delle vacanze, non volevo restare in Svizzera. Ecco perché ho deciso di andare a Roma per 3 settimane. Ovviamente per il cibo. E per gli aperitivi con le amiche. Ancora cibo. E ancora aperitivi. Ma no, sto scherzando, non solo per questo. Ma soprattutto per imparare l'italiano, diciamo, migliorarlo. Questo si fa in primo luogo a scuola. Sempre con la mascherina. Le lezioni continuano come sempre. Ma nel massimo rispetto delle regole. Perché non ripete anni? Perché prima dice dimostra 35 anni. Finita la scuola, mi godo una Roma molto speciale. È veramente fantastico di essere qui adesso. Perché vivere a Roma quasi senza turisti è un'esperienza unica. Una delle cose migliori che puoi fare è scoprire la scena gastronomica romana. In questo momento è possibile mangiare e bere fuori, ma solo fino alle 18. Oh ragazzi, perché non venire a Roma? Io ho bisogno di qualcosa che mi faccia bene all'anima. E la bellezza di questo immenso museo all'aperto, fatti sentire bene. Anche se il coprifuoco notturno ti costringe a tornare, Roma e l'Italia possono anche svolgersi a casa. Con i compiti, è un film che ti fa vivere Roma negli occhi del regista stellato Paolo Sorrentino in La grande bellezza. Ed è proprio questa bellezza che si può vivere anche la mattina presto, facendo una corsa di jogging in una città deserta. Il migliore guida per questa indimenticabile esperienza è Dario. Non solo fa sudare, no, arricchisce la corsa con interessanti informazioni su luoghi conosciuti e sconosciuti della città. E poi un altro giorno, pieno di grammatica e italianità, ti aspetta.
Nonostante la pandemia globale e le restrizioni, è stata la decisione migliore per me venire qui. Lo consiglio anche a te.